Buongiorno a tutti e benvenuti nel mio canale Anna Luce Mamma Che Trucco. Laddove vi dovesse interessare, questa è una maglia che ho preso all'OVS adesso con i saldi per la modica cifra di 8-9 euro. Vi assicuro che è freschissima, comodissima e la metto praticamente su pantaloncini jeans, pantaloncini marroni, neri, ovunque praticamente. Bando alle ciance, oggi ho deciso di fare un video sulla detersione, in particolare proprio sui detergenti viso. Ora, io specifico sempre che non sono una make-up artist, non sono una dermatologa, non sono del settore. Faccio questi video da appassionata, da persona che prova tanti prodotti, su cui ovviamente do la mia opinione in base al mio tipo di pelle. Qual è il mio tipo di pelle? Lo ripeto ancora una volta. Io ho un tipo di pelle mista, tendente a lucidarsi, tendente al delicato, tendente a tirare tanto. E i prodotti che non vanno bene per il mio tipo di pelle, io non riesco proprio a utilizzarli. Oggi parleremo un po' di top e di flop. Ne ho davvero tantissimi. Detto questo, andiamo a iniziare. Io in genere la mattina utilizzo le mousse lavanti. Quindi più che creme lavanti o gel detergente, utilizzo proprio le mousse. Sulle mousse vorrei fare un discorso a parte, perché ormai dopo anni e anni e anni io vado dritta al punto, nel senso ce n'è un paio da provare, c'ho quali sono le mie preferite, c'ho quali vado fuggendo come la morte, ossia tutte le mousse dove sta scritto purificante, antiossidante. Per me non vanno bene, perché ho bisogno di mousse delicate, di mousse idratanti, perché la pelle mi tira tantissimo. Detto ciò, ho imparato a mie spese che la texture in gel è quella un po' più difficile da gestire, perché i detergenti in gel, per quanto vogliano essere idratanti, seccano. Quindi fate attenzione, perché io ho capito che il mio optimum è la mattina la mousse detergente, mentre la sera le creme detergenti. Quindi quelle formulazioni un pochettino più pastose, quelle che non fanno schiuma, perché ogni qualvolta voi vedete la schiuma aggredisce. Ma bando alle ciance, vi parlo di un po' di prodotti che ho bocciato. Allora, in primis questa è stata per me una grande delusione, e sto parlando della Rosa Moschita del Cile, il detergente viso di Bottega Verde elasticizzante all'olio di Rosa Moschita. Sono 250 ml, un pau di 12 mesi, ha un profumo meraviglioso, ma purtroppo mi tira sul viso come pochi. Mi fa proprio effetto lifting, io non lo sopporto. Però chi ha una pelle già più mista, più grassa, mi sento ancora di consigliarvelo, perché non è un detergente idratante, ma allo stesso tempo è abbastanza delicato. Io sinceramente, ripeto, lo consiglierei né alle pelli secche, né alle pelli normali, né alle pelli delicate, ma quelle proprio grasse. Perché nonostante sia scritto purificante, secondo me è più adatto per quel tipo di pelle. Comunque io lo utilizzerò sulle mani, e magari vi riuscirò a fare una recensione più precisa quando lo terminerò, perché anche dalle mani io mi rendo conto se un prodotto secca troppo o meno. Comunque sul viso non è proprio cosa, devo bocciarlo, ma tantissimo. Poi un altro prodotto che boccio da morire è quest'altro gel detergente Garnier Bio Lemongrass rinfrescante, e qui ho sbagliato io, perché c'è la dicitura detox 150 ml pelli da normali a miste. Ragazzi, no, anche per le miste, pelli miste, non lo comprate. Prima di tutto ha un odore a mio avviso intollerabile, che vuole essere rinfrescante, ma è una puzza incredibile. Cioè, io questo detergente non lo utilizzerò nemmeno sulle mani. Sinceramente sono indecisa fra regalarlo, ma chi lo faccio questo mafaldone, e buttarlo. Comunque vi assicuro che è una cosa. Allora, io questo qui ne ho sentito parlare benissimo l'anno scorso di questi periodi da molte youtuber. È ottimo, è ottimo, è ottimo, è ottimo, è ottimo. No, a me praticamente brucia sul viso, perché è talmente sgrassante che mi brucia. No, no, vi dico, pessimo. In più non lo utilizzerò nemmeno sulle mani, perché mi va a seccare, a mio avviso, inutilmente anche le mani.
Io però su questo ho fatto un errore, perché nonostante ci sia stata la scritta detox, coltivato in Sri Lanka, questo lemongrass, certificazione COSERT, qua sta scritto i nostri impegni, Cosmos Organic, non mi sono voluta affidare del mio istinto, mi sono voluta affidare a delle youtuber che ne hanno parlato. Però ho notato che le youtuber che ne hanno parlato, anche con l'arrivo dell'estate, non lo hanno ricomprato questo prodotto. Quindi, mi è venuto qualche dubbietto dopo, ma comunque personalmente io lo boccio e non ve lo consiglio perché è pessimo. Un altro prodotto pessimo, sempre di cui ho sentito parlare che girava un po' su internet, è questo: Anti-età globale detergente struccante viso-occhi e labbra idratante extra delicato con estratto di fiori, sostiene il telefono rosa made in Italy dell'erboristica di Atenas. Allora, questo detergente non è in gel, ma è bensì in cremina. Si presenta come una cremina così, praticamente. Io ho provato a massaggiarlo in tutti i modi, a pelle asciutta, a pelle bagnata. Non solo puzza di plastica ragazzi, ha un odore di plastica, ma che è una cosa fenomenale, altro che fiori, plastica pure al 100%, e già là la cosa mi puzzava letteralmente, ma poi non lava, non strucca, non deterge, però fa l'effetto tiraggio. Cioè tutto ciò che ci può essere di brutto in un prodotto, a mio avviso, è concentrato in questo. È vero che costa sì 4-5 euro, come d'altronde anche gli altri, perché io questi detergenti, io quando li trovo li compro tutti in offerta. Io tendo a non comprare a prezzo pieno proprio per questo mio limite. E il mio limite consiste nel fatto che se un prodotto non va bene per il mio tipo di pelle, non mi trovo bene, io non riesco a utilizzarlo. Quindi voi di cose ne devo acquistare un altro, e quindi è un po' così. Quindi personalmente io non ve lo consiglio, state alla larga, 4-5 euro comunque buttati. Un altro detergente che non mi è piaciuto, però questa è colpa mia perché mi ci sono voluta buttare io per conoscerlo, è questo di Parentesi Bio che si chiama Cenerina Gel Mask. Questo, come tutti i prodotti 3 in 1, non fa assolutamente niente oltre che bruciarmi sul viso, però io dico una cosa, no? Questi prodotti sono consigliati per le pelli grasse, acneiche, per purificare, qua addirittura dice tutti i tipi di pelle, però dico io, no? Se sul mio viso brucia, vabbè, io sono particolarmente delicata e vabbè, ma se sul mio viso brucia, figuriamoci sulle pelli acneiche che hanno uno sfogo, un'acne pronunciata, che cosa ci può fare? Secondo me è che per chi ha la pelle normale è tosta che può mettersi qualsiasi cosa su. Stop. Prodotto confezionato in Italia, da agricoltura biologica. Non c'ha nemmeno l'alcol, voglio dire. Se vedete, questo è l'inci. Ma vi assicuro che aspettate. Cerco di fare una messa a fuoco, ma vi assicuro che è una cosa obbrobriosa. Dice: micellare purificante con spirulina, carbone vegetale, pomodoro, cetriolio e olio d'oliva. 3 in 1. Allora, il prodotto si presenta così. Allora, io sarò un po' superficiale, ma già quando ho visto questo prodotto nero sporco sono andata in crisi, perché io non amo questi prodotti neri da mettere sul viso, è un mio limite. Quindi si fa così, sembra acqua sporca. A prescindere dall'odore, che può anche piacere, a me non piace. Per me è un miscuglio di cose intollerabile. Ma scusate, io devo prendere salviette perché questo dovrebbe fungere da maschera. Da gel detergente, maschera viso, struccante occhi viso, detergente quotidiano, viso e corpo. Ma no, sinceramente no. Allora, voi lo stendete sul viso,
avete questo strato di acqua sporca sul viso, non ve si può guardare praticamente, va bene. Sia che lo utilizzate come detergente, sia che lo utilizzate come maschera, brucia da morire. Per non parlare di struccante, cioè io, a me mi bruciava sul viso, figuriamoci se vado a mettere questo prodotto come struccante viso-occhi, ma te lo puoi sognare. Sinceramente non so se regalarlo oppure cestinarlo, perché scaduto non è, perché l'ho preso da poco. 6 mesi di PAO non sono passati. Formulato con ingredienti di origine naturale, colore e consistenza possono variare dall'8 all'8. Assolutamente no, ragazze. Non ve lo consiglio, fate attenzione. È stato un mio tentativo di... Però sarei curiosa di farlo provare a qualcuno della mia cerchia, tipo pure a mia mamma, per capire se dava fastidio solo a me o anche a qualcun altro. Eppure gli ingredienti... Cosa può bruciare? Mi può dar fastidio la spirulina? Non lo so. Il carbone vegetale, il pomodoro sicuro no, il cetriolo no, l'olio d'oliva no. Comunque, qualcosa c'ha che non è adatto al mio viso. Comunque, fate attenzione, perché quando si tratta di prodotti bio è più alta la possibilità di avere allergeni, perché quando i prodotti non sono bio, quindi sono formulati in laboratorio in maniera tale che tutti i test allergeni e compagni, io sinceramente... Coi prodotti bio ultimamente mi sto trovando davvero davvero ma non lo so perché, non beccherò il prodotto giusto, ma mi capita spesso di, devo dire la verità, mi dispiace, ma vado sul sicuro, sulla saponaria, sugli idrolati, sulle cose che più, ma ultimamente non becco una giusta. Va bene così. Aperto parentesi, questo è un ni, nel senso che è un della Neutrogena, Hydroboost, acqua gel, rinfresca, deterge la pelle rinfrescandola e favorendo l'idratazione con acido ialuronico. Allora, rinfresca sì, io l'ho appena messa in uso per la sera, ogni tanto la sera faccio la cattiva, salto la detersione, ovviamente l'ho fatta cadere, ha un buon profumo, un profumo davvero gradevole, di pulito, di fresco, che aiuta davvero la sera a conciliarvi, a riconciliarvi dopo un mondo, con il mondo dopo una giornata tosta, con 2 bimbi, uno non è nato, è davvero dura. Quindi vi dico che mi sta piacendo, però comunque come effetto tiraggio siamo al limite proprio. Al limite di sopportazione, io l'ho presi in un kit, lo pagai sugli 8-9 euro, sono 200 ml, tutto sommato si può fare, ma a mio avviso è un detergente che va rilegato alla stagione estiva, cioè nel senso, questo effetto fresco va bene fin quando fa ancora caldo, ma io penso che quando inizieranno i primi freddi dovrò toglierlo di mezzo, perché dovrò accantonarlo un attimino, perché effettivamente fa quello che promette, fa l'effetto fresco senza bruciare, senza creare problemi, vi sentite belle pulite, vi ripeto, a me è un poco al limite con la sensazione di tiraggio, però riesco ancora a tollerarlo, riesco ancora a tollerarlo e al limite. Anche quest'altro gel detergente, perché l'ho voluto un attimo provare, della Yves Rocher, perché poi cos'è successo? Mi era terminata la crema lavante che utilizzavo la sera della Yves Rocher, che in realtà c'è ancora qualche rimasuglio e proprio la sto spremendo quella boccettina all'osso, perché mi raccomando, gli spray non vanno fatti. Sì, per la serie, vabbè. Praticamente cosa è successo? Che ho preso un detergente e non mi andava bene. Allora ne ho preso un altro e non è andato bene. Va bene, ho riprovato al terzo giro con quello che avevo in scorta e non è andato bene. Questo idem, l'ho scartato, ho detto oddio, e qua sto finendo i detergenti, e posso finire le scorte e non trovare... Quindi ho messo tutti i detergenti che avevo in scorta in uso per provarli. Allora, questo è un po' al limite, ma più o meno può andare. Proverò a utilizzarlo una volta terminato quello della Neutrogena, se proprio non dovesse andare, questo è uno dei classici che va bene anche come gel detergente mani e Dio vede e provvede.
Uno invece con cui mi sono trovata è questo della, ovviamente questo io l'ho preso in scorta, sono 390 ml, perché come dice Simona del canale Beauty Passion, che ciao, saluto, un bacione, 400 ml gli faceva schifo, mi fa morire quando lui dice, voi lo sapete cosa dico io sugli ml, un po' strani. E, si trova tranquillamente spesso in offerta al Yves Rocher, non so se questa linea c'è ancora, però vi assicuro che non è niente di spettacolare, potete tranquillamente bypassare. Buono invece come gel micellare questo al cetriolo della SBC 12 mesi di Pau, che mi ha gentilmente donato la Zia Rorro, con cui effettivamente mi trovo bene, ha un buon profumo come gel micellare tra i tanti che ho. È al momento il migliore, ma ho messo in uso quello fresco perché poi, ripeto, con i primi freddi non andrà più bene, quindi almeno smaltisco un po' quello lì, poi insomma c'è tempo per smaltire questi. Un altro detergente con cui pure mi sono trovata bene è questo della Elemis Pro Collagen detergente marino, che forse tra i detergenti è il migliore. Non mi tira, mi fa effetto pulito, sono 150 ml, l'unico neo di questo prodotto è il prezzo, che è un pochettino alto, però io lo comprai in un set e mi è venuto praticamente, se faccio un calcolo più o meno di quanto costava la crema, mi è venuto intorno ai 10 euro, quindi fattibilissimo. Poi, il mio detergente è l'unico che adoro e che compro e ricomprerò, questo di Lancome, ce ne ho sempre uno in scorta, quando lo metto in uso poi dopo ne ricompro un altro, ed è il Miele Mousse. È un detergente che sul viso si trasforma in una soffice mousse di Lancome, costa intorno ai 30 euro, ma li vale tutti a mio avviso, sono 200 ml, ha un profumo meraviglioso, una texture meravigliosa, si trasforma quasi in mousse bianca e poi subito in olio, ottimo a mio avviso. E come vedete io di detergenti ne provo tanti, è il miglior gel detergente che c'è sul mercato, number one. Poi inoltre rispetto a tanti altri mi basa davvero pochissimo di prodotto, cioè uno così vi dura, non dico un anno, ma quasi, a mio avviso lo ammortizzate tranquillamente nel tempo, è il migliore, anche più di Elemis, che se lo andate a vedere a confronto costa molto di più. È il migliore, vi ripeto, perché è il più delicato e anche come profumazione è quello che è. Poi un altro detergente che ho provato e che tutto sommato mi è piaciuto è questo di Shiseido 125 ml, che è una crema de maquillage douce, ma che io utilizzo come detergente. È una sorta di mix tra detergente e crema, regalatami da Zia Rorro. Devo dire la verità, ha una profumazione molto gradevole, anche se in questo si sente un pochettino, qui il Pau non c'è, si sente un pochettino l'alcol che è contenuto al suo interno, ma subito appena lo mettete, poi dopo evapora subito. È un bel detergente, bella crema detergente, perché è un mix, ripeto, ma tutto sommato è buona, mi è piaciuta, l'ho tenuta nelle scorte perché ero in vena di fare un po' di pulizia, nel senso ho detto voglio vedere tra le scorte, ripeto, quali mi piacciono che li lascio e quali tolgo perché sto con problemi di spazio. L'ultimo, uno degli ultimi detergenti, che in realtà io volevo prendere una crema, ero convinta di prendere una crema lavante quando i farmacisti non aiutano, ed è questo della Roche-Posay, il Cica Plast Lavant B5 gel, in realtà stava scritto, devo anche leggere. Questo qui è un gel multiuso per quando si hanno le irritazioni cutanee, per le zone intime, per le parti delicate, però vi assicuro che a me l'ho utilizzato, non mi ha convinto del tutto, nel senso che la profumazione non è la classica della Roche-Posay, è un po' più a sapone, ma tutto sommato tollerabile. Invece sono 200 ml, pagato 10 euro,
È un gel abbastanza fresco, abbastanza liquidino, però ripeto, si può facilmente smaltire come gel intimo o come gel lavamani. Devo dire la verità, sul viso anche questo, nonostante si presenta come un gel delicato col pantenolo al 5%, mi è al limite, proprio al limite, al limite, al limite. Io poi lo utilizzo. Il prodotto, vedo se mi trovo, poi ci aggiorneremo, ma anche qui mi aspettavo qualcosa di più idratante, di più, invece no, è al limite. Ultimo gel di cui non vi parlo è questo della Clinians alla vitamina C, che è un 2 in 1. Si può utilizzare sia come gel che come maschera, però questo qui ancora lo devo mettere in uso, nel senso che l'ho comprato da pochi giorni in super offerta 2-3 euro al Lidl, non mi ricordo il prezzo sinceramente, vitamin C più AHA Complex, e sto aspettando insomma i primi freschi per utilizzarlo, anche perché al momento ho quell'altro in uso, quindi devo dire la verità, su cui sono 150 ml, anche qui c'è la bandiera dell'Italia, quindi fatto in Italia, dermatologicamente testato, su questo ci aggiorneremo. E il mio consiglio al momento, la mia crema lavante del cuore è questa della Yves Rocher, che è finita, sto letteralmente spremendo il contenitore che è di là nell'altro bagno. Sono andata a fare un giro in un centro commerciale dove c'era un negozio Yves Rocher. Ne ho trovati due in offertissima a terra, gli ultimi due li ho presi. Ne avessi trovati 5, 10, ne avrei presi 5, 10. Vi assicuro, ragazzi, se per caso trovate questa crema, prendetela. È della linea Rich Cream. Non capisco perché il signor Yves Rocher lo ha tolto dal commercio. È una cosa meravigliosa. Sono 125 ml. E a me piace tutto di questa crema lavante. Prima di tutto piace la confezione, perché è un tubo con il 25% di plastica in meno. Ragazzi, sembra strano, ma io cerco di stare attenta a queste cose. Ad esempio, a casa mia non utilizzo piatti e bicchieri in plastica perché sinceramente penso un attimino al mondo che lascerò ai miei figli, quindi dove posso evitare, evito. Anche queste piccole cose mi lasciano contenta e soddisfatta, perché penso, ecco, che c'è un'attenzione in più. Ultimamente si utilizza tanta plastica per comodità e soprattutto non si sa come smaltirla, quindi a mio avviso anche queste piccolezze contano. Poi ha un buon profumo, ha una buonissima texture, non fa schiuma, è delicatissima, mi lascia il viso già idratato dalla detersione. Non mi era mai capitato in 36 anni di utilizzo dei prodotti, forse no, 36 proprio no, diciamo in 20 anni di utilizzo di prodotti, perché ho iniziato presto, ci ho sempre tenuto. E sì, esattamente, intorno ai 16 anni. E vi assicuro che sono spettacolari. A me dispiace solo averli scoperti tardi, ma sono spettacolari. Diciamo che per l'inverno, tra un detergente e un altro, inserirò questi qua, perché dovessi trovarne altri, li comprerò occhi chiusi. Dovessi trovarli a terra da qualcuna, magari da qualche rappresentante che ce li ha, ragazze, prendeteli a occhi chiusi perché sono ottimi. Finiscono in un battibaleno. Io cerco di centellinarmelo, basta poco prodotto. Vi ripeto, vi idratano il viso già dalla detersione, sono ottimi. Detto questo, le mie scorte sono finite. Vi ho mostrato praticamente tutti i detergenti che al momento possiedo. Vi ripeto, discorso a parte è per le mousse viso che utilizzo al mattino, però quello è un prodotto che io utilizzo standard, nel senso che d'estate, d'inverno, io tendo a cambiare crema, mousse lavante, detergente. Invece estate, inverno, autunno, 4 stagioni, la mattina mi piace utilizzare sempre comunque le mousse. Ovviamente, a non avercela al momento, vado a utilizzare il detergente.
ci sta qualche giorno che mi piace cambiare o utilizzare una mousse più dolce, o se la mattina mi sveglio e sento il viso magari che mi tira un pochettino di più, ok? Però voglio fare un discorso a parte per le mousse, perché effettivamente il video è venuto già abbastanza lungo, altrimenti verrebbe come al solito il mio polpettone di un'ora e passa, insomma, va bene così. Quindi vi saluto, spero di esservi stata utile, ringrazio come sempre tutti i nuovi iscritti, voi lo sapete, a me non va di darlo per scontato, e ovviamente se state vedendo questo video per la prima volta e vi va di sostenermi, iscrivetevi al mio canale. Un bacione e noi ci vediamo al prossimo video. Neonato, permettendo, adesso è fuori col papà, mi ha concesso 25 minuti di video, quindi ecco, l'ho ringraziato e ne ho approfittato. Al prossimo video, ciao!